Hogan's going down. He's on his knees. I can't believe it. Look at, he's turning to the referee. He's begging. Champion Hulk Hogan's begging to Hercules. Please, he's saying, set me up, Hercules. I'm looking bad. I don't think... Sì? Ciao, hai visto i sondaggi? Sì, li ho qui davanti, fanno schifo. Sai che negli ultimi giorni è normale. No, non lo so e non mi interessa. Sei stanco? Sto benissimo. E ho deciso di attuare quell'idea. Quando? Domenica. Cosa? Ma non è possibile, non siamo pronti. Siamo stati fortunati, invece. Abbiamo pescato un jolly. Io? No, senti... Mi aspetto un gran lavoro da te. Sarà quasi indolore, le fiamme ti avvolgeranno e tu non te ne accorgerai, dimenticherai tutto, le offese fatte, le menzogne infamanti che hai detto, tutto si rivolgerà contro di te e poi nulla, sarà tu accettare una fine così. No, segui me e ti amerò in eterno. Buonasera da HN News. Da poche ore si è conclusa una difficile campagna elettorale macchiata dal terrore e condotta in un clima politico teso come non era mai avvenuto nella storia della nostra Repubblica. Ma è di poco fa una nuova e sensazionale notizia, quella che ha mobilitato l'intera redazione del nostro PG ancora una volta per questa edizione straordinaria. Sì, bene, facciamo allora un salto indietro nel tempo con le immagini e torniamo alla data di quel fatidico giorno, il giorno dell'attentato. Buonasera da HN News. Ci troviamo nel parcheggio sotterraneo del Palazzo delle Esposizioni, dove contiamo di incrociare il primo ministro al termine di un incontro ufficiale con una delegazione di industriali cinesi. È un incontro non programmato. Ecco il presidente, eccolo che arriva. Presidente, buonasera. Buonasera. Com'è andato l'incontro? Bene, molto bene. Ho parlato di cose importanti, con persone importanti e soprattutto simpatiche. Presidente, ci dica di questa campagna elettorale così burrascosa.
Cosa vuole che le dica? Siamo alle prese con i soliti problemi. L'ottusità dei vecchi burocrati è come estirpare una radice. Ma chi sono questi burocrati? Sono gli uomini del passato. Quelli che non vogliono che il popolo scelga liberamente di cambiare. Le avete sentite le dichiarazioni delle opposizioni? Ditemi se non vi sembrano atti di guerra. Questa è mancanza di responsabilità. In questo modo si mette a repentaglio la pace sociale. Io credo che in questo paese... Ecco, ci sono stati degli spari, è un attentato al primo ministro. Non sappiamo se potete vedere le immagini di quanto è accaduto poco fa, un attentato al primo ministro, degli spari. Il primo ministro è stato portato via. Non sappiamo se sia ferito, non so se ci sentite dallo studio. Pronto studio? Schiaccia! Dai, schiaccia! Ma stai schiacciando o ti è venuta una parese? Sto schiacciando, non vedi? Non quello deficiente, quello immenso. Quale è questo? Ma porca troia, ma non adesso, cazzo, quando te lo dico io! Tu non sei normale! Quello tuo deficiente è sempre davanti alla televisione! Quella merda di televisione, Nico! Posso scendere o devo aspettare l'ordine? Senti, perché, vieni giù, eh? Vattene a casa che non ti sopporto più! Nico! Nico! Crepa! Oh, va che ti sto chiamando io. Che vuoi? Come cosa voglio? Voglio che mi sistemi quella merda di macchina che mi hai fatto comprare, voglio. Voglio che me la tiri giù di lì. Allora? Guarda un po' sto tizio, lo conosci? No, tu non hai capito. A me non me ne frega un cazzo di quello lì. Voglio che mi sistemi i freni di quella macchina. Voglio che frenino come tutti i freni del mondo. Stai calmo, guardalo bene. Lo conosci o no? No, ti ho detto di no. Devo pisciare. Da quella parte. No, io non ci vado in quello schifo. No, guarda che è pulito. Fa schifo invece. Senti, perché non te la fai addosso, gallina? Vaffanculo, lebbroso. Aspetta, ci vuole la chiave. Ma perché tu c'hai un ferro di cavallo al posto del cervello, eh? Te lo sei mai chiesto? Genio. Ho parlato il genio della meccanica. Ah, Nico. Ascolta, Nico, scusa, ma questa la conosci? Levati, deficiente. Dove l'hai messa la cassetta che c'era dentro? È lì che ti guarda, genio. Questa qua non è roba tua, dove l'hai presa? Lì, nella videoteca. Monica. Oh. Guarda sto tizio. Piccolo, con gli occhiali? Lo vedo, allora? Beh, non lo riconosci? No. Oh, Monica! Come no? Dai, guardalo bene. Non è quel tizio con quella faccia di merda, con la BMW nera sempre in tiro. Dai, tutto pelato. Cazzo, c'eri anche tu quella sera? Sì. Quella sera quando stavi chiudendo, quello che ci ha fatti fare. Lo sapevi che è un gorilla? Un gorilla? Come no? Eccolo là, guarda. Sì, ma che è sta roba? No, niente. È il telegiornale di questa sera, l'ho registrato prima. Aspetta. Ecco. Guarda. Questa è la sua macchina, no? Sì, 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 è la sua. Ma di che cazzo parli che non sai riconoscere una bicicletta da un tram? Tu ci morirai contro un tram, lo sai? Dopo un mese d'agonia, tu però. Ci morirai contro un tram. Ma lascialo perdere quello, non lo vedi che è un quadrupede? Guarda la macchina, cazzo. Sì, la macchina, anche tu con questa storia. Ma che ci frega a noi di questa macchina? Sì, infatti, vedi di guardare la mia di macchina, ok? Porca troia, ragazzi, ma mi date retta un secondo, uno! Cazzo, non siete capaci a stare 10 minuti da normali! Vi sto dicendo una cosa importante, non è una stronzata, è una cosa che ha trasmesso il TG! Questa sera hanno sparato al primo ministro. Ma dai! Dai, ok, d'accordo, dai, sentiamo la stronzata che ci devi dire, dai. Monica, quel tizio, 3 sere fa è venuto qui e ha cambiato i cerchioni di questa macchina. Le vedi? Ce l'ho messi io i cerchioni nuovi. Allora? E allora quelli sono i copricerchioni che gli ho tolto io 3 giorni fa. Una cagata, come previsto. Andiamo, dai. Taci, cretino!
Io non capisco cosa cazzo vuoi dire con sta storia dei cerchioni. Non capisci, ok? Quando non capisci vuol dire che è sincera. Fottiti! Ma che cazzo ne so cosa voglio dire? Io so solo che secondo me quel tizio non è regolare. Guarda, sono pronta a scommettere che questa non è una diretta. Questo attentato è tutta una montatura. Pensionere Salva, buonasera. Ah, sei demente, sei. Pronto? Ah, sì, ciao, sono io. No, mio amico è un cretino. Senti, la mamma? I soliti problemi, lo sai, ogni mese è così. No. Ma io Dalia l'ho mandata. Sì, ok, mi prendi la macchina, se no quando torno te la brucio la videoteca, ok? E spegnere la TV, che ti fa male alla testa. Ok. Di uno. Di uno chi? Un mio amico. Beh, allora tiralo giù, la voglio vedere. Ieri mi ha telefonato quello della Volvo. Ah, è pronta. Perché non me l'hai detto? Che cosa gli hai fatto? I freni. I freni e basta? Anche la cinghia dell'alternatore. E perché non me lo dici? Lo sto dicendo. Solo le pasticche. Ascolta, oggi non ci sono, stasera racchiudi tu l'officina e poi c'è fuori strada da finire. E non te lo dico più, non ce li voglio vedere i tuoi amici qui dentro, intesi? Ehi, costa cara la carta. Thank you.
verità. In questo modo si mette a raccontare la pace sociale. Io credo che in questo paese... Thank you.
Buonasera da HN News. Would you like to earn £2? Sing the theatre. What do you have to do? Is scream and yell and tear your hair up and Stavolta l'hai fatta grossa. Stronzetto. Yo, fuck you, man! Fucking kid, bewildered by you. I can't stand this shit any longer, man. You see that fucking kid him on the ambulance? The streets of South San Francisco. Get the fuck out of here, you son of a bitch! Non so se ci sentite dallo studio. Pronto, studio? Bene, eccoci di nuovo in studio. Abbiamo visto poco fa le immagini di quell'agghiacciante episodio di terrorismo che è stato l'attentato ai danni del primo ministro e dal quale egli è uscito miracolosamente illeso. Abbiamo anche constatato come questo fatto abbia poi condizionato gli ultimi avvenimenti di questa difficile campagna elettorale, una contesa che col passare dei giorni si è sempre più inasprita nei toni e nei contenuti e che via via ha fatto sì che i grandi temi della politica, sui quali i partiti si erano preparati al confronto, venissero in seguito lasciati da parte. Ricordiamo per esempio il riassetto delle riforme istituzionali, il difficile nodo del bilancio dello Stato e non ultimo il grave problema dell'occupazione. Per punti di vista quindi i programmi e i temi centrali della campagna elettorale, inevitabilmente il confronto tra i leader si è spostato sul tema della sicurezza nazionale e internazionale. D'altro canto, benché la situazione politica degli ultimi mesi non fosse in grado di offrire un quadro di grande stabilità, nessuna delle forze in campo aveva avuto sentore di una minaccia terroristica di questa portata. Scusate. Buonasera, onorevole. Sappiamo che è molto impegnato e la ringraziamo per questo momento. Qual è stata la posizione ufficiale del primo ministro circa il ruolo svolto dai servizi di sicurezza? Onorevole Cianita, quali sono i dati degli ultimi sondaggi elettorali in suo possesso? È ancora favorito il primo ministro Italia? Grazie a lei, per le dichiarazioni che i vari capi di Stato europei hanno fatto seguire il risultato di 5 giorni fa. Ricorderete con quanta energia si fosse al nostro governo di rafforzare le strutture di sicurezza, in particolare quelle atte a garantire il regolare svolgimento. Va ricordato a tale proposito che il governo ha operato per questi momenti le parti speciali del Questa sera la nostra TV, oramai tra pochi istanti, credo, sarà testimone diretta di un eccezionale avvenimento, la cui collocazione, diciamo così, si inserisce in quella spirale di tensione che ha caratterizzato l'ultimo momento.
Una nostra squadra di tecnici, dicevo, sta per collegarsi con noi da un luogo che è stato mantenuto segreto per ragioni di sicurezza. Da un momento all'altro il nostro inviato dovrebbe collegarsi con noi. Sì, infatti vedo che sul mio monitor compaiono delle immagini, piuttosto offuscate, per la verità non so se le state vedendo anche voi. Ecco, benissimo, vedo Cesare quadrato dalla nostra telecamera, bene. Cesare, ti senti? Io ti vedo nel monitor e anche i nostri telespettatori credono, sento la tua voce. Pronto, mi sentite? Sì, Cesare, ti sentiamo. Adesso ci arriva anche la tua voce, molto bene. Ecco, finalmente siamo riusciti in questo difficile collegamento. Purtroppo devo tenere basso il volume della mia voce. Siamo in una situazione delicatissima, circondati da agenti di polizia in assetto da guerra, pronti ad entrare in azione in ogni momento. Ecco, mi dicono che devo abbassare ancora di più il volume della mia voce. Alzate voi l'audio dallo studio. Dove ti trovi adesso? Puoi dircelo? No, assolutamente, siamo sorvegliati via radio. Le nostre parole sono controllate e registrate, quindi dobbiamo mantenere il più stretto riservo. Un ufficiale controlla ogni mio gesto ed anzi mi fa segno che dobbiamo chiudere il collegamento. Dobbiamo chiudere. Va bene Cesare, proveremo a continuare noi il commento di queste drammatiche immagini qui dello studio. Stiamo vedendo dei militari che sono appostati lì di fronte ad una porta e la sfondano. Colui che ha attentato alla vita del primo ministro è un ragazzo molto giovane, lo stiamo vedendo in questo momento, è un ragazzo giovanissimo. No, e lo stanno portando via. Noi stiamo subito di collegarci con Cesare. Ci dica qualche cosa. Pronto, Cesare, ci senti? Pronto, lo vediamo, ma forse ancora non ci sentite dallo studio? Pronto? Sì, ti sentiamo Cesare. Ecco, finalmente possiamo riprendere il collegamento. Sono passati pochi secondi, ma sono sembrati interminabili. È stata un'azione spettacolare, rapidissima. Anche noi non ci siamo resi conto di quello che stava accadendo. Gli uomini che sono intervenuti sono sicuramente degli specialisti. Sì, Cesare, devo dire che nonostante la drammaticità, le immagini sono risultate veramente molto spettacolari. HN News, bisogna metterlo ancora una volta a fatto centro, mi pare. Decisamente. Non si erano mai viste immagini di questo tipo in diretta. Possiamo immaginare le emozioni di chi seguiva da casa, ma facciamo il punto su quello che è successo fino a questo momento. Pochi minuti fa, e questa è la notizia, un gruppo speciale dei servizi di sicurezza ha arrestato il responsabile dell'attentato al primo ministro. Si tratta di un giovane di 23 anni di cui la polizia ha diffuso un identikit. Vediamo se riusciamo a mostrarvelo. Non so se riuscite a vederlo dallo studio. Sì, Cesare, lo vediamo molto bene. Ve lo ricordate il sacerdote violentato in un taxi e la scolaresca che ha avvistato un UFO in un campo di calcio? Bene, anche questa settimana People TV ha da proporvi qualcosa di speciale. Abbiamo raccolto per voi le dichiarazioni di coloro che hanno conosciuto da vicino il giovane terrorista che ha attentato alla vita del presidente. Qui con me c'è il proprietario dell'officina dove il ragazzo ha lavorato per circa un anno. Lei lo conosceva molto bene, evidentemente. Ci dica qualcosa di lui. Con le macchine ci sapeva fare. I suoi amici non mi piacevano molto, lui mi sembrava meglio, ma evidentemente mi sbagliavo. Non so cosa dire, mi dispiace. Aveva sempre le occhiaie, forse non stava bene, forse si drogava. Bene, grazie. Ma ascoltiamo ora le altre dichiarazioni che abbiamo raccolto. Mi ricordo che un giorno diede un pugno a un compagno e fu espulso. Nello sport, ma anche fuori dal campo, ci sono delle regole ben precise. Lui queste regole le voleva cambiare. Comunque, guardi, se l'han preso. Un motivo ci deve essere, a me qui non mi viene a prendere nessuno di sicuro. Anzi, sa cosa le dico? Dovrebbero catturarli tutti, la gente come quello lì. Ma i ragazzi sono tutti uguali, non ce ne sono di meglio o di peggio. Soltanto che quando succedeva qualcosa, lui c'era sempre di mezzo. Sì, l'ho conosciuto bene, siamo stati assieme 6 mesi, sai, io ero in seconda. Ma per un attimo ci ho anche creduto. Devo dirti che... no, niente. Mi sono resa conto tardi che era uno stronzo. Sì, io conosco l'altro l'anno scorso e ho giocato pallone e ogni tanto vado a bere birra. Cioè, non lo so, boh, lui era un tipo, capito? Cioè, l'ho conosciuto alle medie quando metteva a posto i motorini gratis, ora siamo diventati amici. Cioè, non lo so, sai cos'è? Che lui era uno eccentrico, cioè perché sei di quelli che voleva sempre avere ragione. Non cioè, ti parla. Io mi ricordo che un giorno, Nico, ha detto una cosa che mi ha colpita molto. Ha detto che lui c'ha un ferro di cavallo al posto del cervello. Fanculo, dai. Scusa, cioè, che cazzo dici?